Manca sempre meno alle elezioni amministrative e pochi giorni restano ai cittadini per schiarire le idee prima delle due giornate dedicate al voto. Utili sono i confronti tra i candidati, come quello svoltosi ieri sera a Pesaro tra Andrea Biancani, Marco Lanzi, Fabrizio Oliva e Pia Perricci, i quattro candidati sindaci della prossima tornata elettorale. Il format del confronto è quello di sempre. Ai candidati sono state sottoposte una serie di domande che nell'intenzione degli organizzatori, l'Azione Cattolica, sono state d'aiuto per l'elettore a capire le opinioni, le intenzioni e i programmi. Ogni candidato ha avuto a disposizione lo stesso tempo per rispondere alle sollecitazioni. Come d'aspettative non sono mancate scintille e mugugni dal pubblico che hanno reso più energico il confronto. Tra i temi trattati il nuovo ospedale a Pesaro, la gestione dei rifiuti, ma anche la capitale della cultura e i progetti per il lungomare. Argomenti di grande interesse per le oltre 300 persone presenti in sala. Mi sono piaciuto moltissimo le domande, veramente abbiamo potuto tutti quanti parlare della nostra visione della città. Sono uscito veramente domande che ci hanno permesso veramente di affrontare tanti temi. Sono veramente contento, anche perché comunque avete visto, si è svolta con in assoluta correttezza. Io l'ho sempre detto durante all'inizio della mia campagna elettorale, ci tengo tanto veramente a essere costruttivo. Infatti voglio creare una squadra fatta di competenze, voglio essere costruttivo e le polemiche preferisco ignorarle. Per fortuna è una campagna elettorale con poche polemiche e vedo che ci viene data veramente la possibilità di fare proposte concrete per la città. Una serata di confronto, tantissimi argomenti, il feedback anche del pubblico. In 30 secondi com'è andata? Beh, direi bene, abbiamo detto quello che pensiamo, soprattutto quello che faremo, perché anche se c'è chi dice che sono una dilettante allo sbaraglio, io preferisco essere una dilettante allo sbaraglio, non politica, che dice una cosa e ne fa un'altra, ma che dice quello che si deve fare e quello che si può fare, senza promettere cose impromettibili. Il confronto è andato benissimo, ha messo in evidenza le carenze della giunta uscente e le pericolosità nel riconfermare le forze politiche che hanno governato questa città. Le risposte del pubblico sono state, credo, giuste, quindi sono state coerenti e hanno centrato i problemi della città. Ritengo che questi incontri siano comunque più complicati per chi in qualche modo rappresenta una maggioranza che ha governato negli ultimi anni e tutti e tre hanno in qualche modo sparato a zero contro l'amministrazione. Ovviamente io ho cercato di far passare un messaggio che secondo me stavano parlando di un'altra città e non di Pesaro, perché ritengo che invece la città di Pesaro è stata ben amministrata e cercherò, qualora dovessi diventare sindaco, di migliorare ancora ulteriormente sia il ruolo di Pesaro a livello nazionale dal punto di vista culturale e turistico, sia quelli che sono i servizi sociali ed educativi di questa città, ma soprattutto cercando anche di migliorare, dando più forza ai quartieri e puntando molto sulla manutenzione.